Attenzione! La visione prolungata di questo video potrebbe ostruire le vostre arterie, tenere lontano dalla portata delle nonne. Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati in questo nuovo video davvero colesteroloso, non so se si può dire. Ci sono questi canali americani che propongono queste yummy, good, delicious recipes per fare questi meals, per mangiare in famiglia insieme, che sono sempre fatti per potenzialmente farci morire. Quindi io credo che tutti questi canali che fanno milioni di visualizzazioni, miliardi di dollari, di euro, insomma, all'anno, e sono semplicemente stati creati per decimare la popolazione mondiale. Da un lato abbiamo 5 Minute Craft e parenti che tentano di farci uccidere con trucchi inutili, e dall'altro, se non li seguiamo, allora magari mangiamo queste cose che ci faranno morire. Cioè, io l'altro giorno, qualche mese fa, ho fatto un video proprio sulle ricette americane, e diciamo la versione italiana. Cioè, noi italiani abbiamo una sorta di orgoglio patriottico nazionale nei confronti della cucina, quindi vedere certe ricette italiane storpiate per me è stato davvero scioccante. Però diciamo che anche nelle altre ricette per noi sono cose immangiabili. Quindi un italiano si indigna a vedere certe cose. Adesso andiamo a vedere insieme. Sarà tutto dolce, salato, cose immonde. Quindi insomma sono video che io già soltanto dall'anteprima non voglio nemmeno sapere cosa ci sarà in questi video. E ne approfitto intanto per ringraziare tutti coloro che mi sono venuti a trovare a Milano. Il prossimo video sarà appunto il mio vlog, in cui vi faccio vedere cosa ho fatto, che ho incontrato. Sono stati tutti meravigliosi, vi mando un bacio grande grande grande, e un ringraziamento particolare ad Andrea che è venuto per prima e non è riuscito a farsi una foto con me. Ci siamo scordata, perdonami, ma ti vedrai nel prossimo video. Un bacio enorme anche a tutti gli altri. Quindi andiamo a vedere insieme le ricette di Chef Club, che è il primo canale che mi è spuntato scrivendo ricette natalizie. Questo canale è praticamente 1 milione di iscritti, e questo video si chiama Menù di famiglia stile Chef Club. Grandi portate, piatti abbondanti, cibi tradizionali, ecco un vero menù per un pranzo in famiglia. Noi che adoriamo la convivialità e i pasti tra amici, come potevamo non fare la nostra versione di un vero menù della domenica? Scoprite le nostre ricette creative e divertenti da cucinare con chi amate, tra parentesi, o con chi volete uccidere. Allora, tacchino di 2 tonnellate, una cisterna d'acqua in una vasca da bagno, la potete fare sta cosa, sale, una ciotola di zucchero, 2 boccette di tabasco, ragazzi. Marinate per 48 ore, quindi se dovete fare pranzo la domenica, cominciate giovedì. Dopodiché coricate questo pollo sfinito e gli infilate le patate nella... Vabbè, proprio... Fermi tutti, sono seri? Questa cosa fa un'impressione. Stanno infilando un'intera forma di cheddar nel culo di un tacchino. Io dubito che questa è la fine che volesse fare questo povero tacchino. Cioè, già morto spennato, poi veramente, quando si dice, se la prendono sempre lì i poveri tacchini. Cioè, ragazzi, peserà almeno 1 chilo, proprio la leggerezza, viva la convivialità. Questa cosa fa impressione. Insomma, infiliamo 1 chilo di cheddar nel tacchino. Oh, che schifo. Dopodiché gli chiudiamo le gambe, non sa mai questo cheddar tenti di uscire. Ci ha ammazzato, inculato e incatenato. Poi lo spalmiamo con un po' di burro, perché sennò... E ci mettiamo le Cheetos hot sopra. Cioè, cheddar e patatina, questa è la ricetta tradizionale. Ma da dove? Allora glielo spalmano. La impressione è diventato abbronzato. Dopodiché un po' di patate, vabbè, col burro, perché c'è, cioè, già non è che basta 1,5 chili di cheddar. Per loro poi esiste solo cheddar, cheddar e parmesan, che ovviamente non c'entra un tubo con il nostro parmigiano. Cucina nel vulcano Etna. Ah, dopodiché viene pure poveraccio sezionato. Che morte orribile. Guardate! Cioè, guardate quanto, a cosa serve tutto questo formaggio. Cioè, il formaggio è grassissimo, vi fa malissimo. Cioè, io pure ogni tanto faccio uno strappo alla regola, poi sapete che io ci tengo a mangiare bene. Cioè, questo è tutto grasso, anche i carboidrati non ci stanno praticamente.
Cioè, patatine cheddar aromatizzate al pollo, poveraccio. Secondo me si sente il retrogusto di vilipendio. Il pollo è stato proprio maltrattato. Oddio. Ah! Passiamo a un'altra ricetta leggera. Quindi abbiamo una torre di camembert, ragazzi, formaggio a pasta molle francese, sono puro, puro grasso, infatti sono buonissimi. Ma siccome uno è poco, perché cioè, che ci fai con un formaggio in famiglia? Almeno una testa. Quindi facciamo una torre di Pisa di grasso. Quindi poi avvolgiamo questa torre di colesterolo nella pasta pronta della pizza, c'è cioè proprio la tradizione. E a che serve? Ah, un'altra pasta della pizza, perché una era poca, cioè dobbiamo aggiungere un po' di carboidrato al grasso. Dopodiché, cioè, penso che debba avere l'agibilità questa cosa, un edificio è diventato. Lo circondiamo di patate che anneghiamo nell'olio d'oliva, anzi non è burro, quindi glielo facciamo passare e cuociamo per 10 giorni vicino a Venere. Dopodiché abbiamo proprio, è solo formaggio, un po' di sale ci stava perché come sapete sono formaggi che non sono salati, quindi se non gli aggiungi un po' di sale ci immergiamo le patate per morire. Che è sta cosa? Gelato show. Coca-Cola, anche in questo caso vediamo che Chef Crab è stato conquistato dalla Coca-Cola, che insomma però ce la beviamo. Ah, serviva la bottiglia di Coca-Cola, quindi anche loro, secondo me sempre 5 minute cola, sono tutti loro, tutti gli stessi. Serve la bottiglia di Coca-Cola per fare questa ricetta, ma solo se è Coca-Cola, cioè se voi avete una bottiglietta di acqua San Benedetto, no. Cioè dovete avere bevuto degli zuccheri o comunque lo buttate nel gabinetto per pulirlo e poi lo utilizzate per trasformarla in un ragno. La mettete sul bicchiere e sollevate le cannucce. Ragazzi, ma che cos'è questa cosa? Uova, 4 uova, farina, zucchero, ok, sarà una torta, burro, va bene, ok, sì, pure io. Cioccolato fuso, fino a qua ci può stare. Ah, stop! E lo versiamo in una terrina. È un dolce normale questo comunque. Ah, poi dobbiamo sciogliere, quindi le fanno vedere prima. Che schifo, il gelato sciolto, ma perché? Ah, lo dobbiamo versare con un imbuto solo se botti. Cosa c'entra la Coca-Cola? Non ci sta col gelato alla vaniglia. E quindi... Cioè questa è tipo una torta caprese, molto burrosa e morbida, al cioccolato, tipo una specie di brownies, tipo, non proprio. Cioè i gusci delle uova? Ma perché? Ma non poteva mettere direttamente nel portauovo? Cioè se vi si rompe un pezzo di uovo, vi mangiate il guscio, vi graffiate l'esofago. Ci provano a farvi morire. La ricetta era sana, ma provano a farvi venire una, non lo so, un'emorragia interna. Allora, tagliamo un'intera forma di formaggio svizzero, prendiamo il pane meno sano del mondo, cioè mai pane integrale, solo pane bianco ultra raffinato con farine raffinate, lo schiacciamo e ci mettiamo in ciascuna un piccolissimo tronchetto di formaggio. Poi facciamo dei sandwich con prosciutto, formaggio svizzero e ripetiamo per altre 1, 2. Cioè non sanno mangiare senza formaggio, ma senza un chilo di formaggio. Cioè io il formaggio tipo lo mangio una volta ogni 2 settimane. Il formaggio fa ingrassare, che voi non avete idea di quanto fa ingrassare. Ah, un po' di burro fuso perché non sa di niente. Cuociamo al forno. Ah, e poi lo immergiamo cioè invece di mangiare l'ovetto alla cocca con il classico pezzo di pane, no, meglio immergerci un chilo di formaggio di burro. Ah, dopodiché gli fanno la pubblicità per vendere il libro della morte. Sì, morirò presto. Allora, adesso altra ricetta. Uova, farina, olio, zucchero.
latte. Ah, per fare le crepe. Sì, questa è la ricetta delle crepe, giusto? Facciamo le crepe. Riempiamo una teglia di crepe. Già questa cosa mi sta facendo... Mascarpone, vaniglia, zucchero, panna. Pesantissimo, riempite una sacca poche. C'è che tutta la crepe le sta riempiendo di panna e mascarpone. E basta, alla vaniglia. Ancora crepe, cioè che sono tutte fatte di uova. E un altro strato di panna, cioè sta spalmando del grasso. Cioè le crepe sono buone, perché le stanno facendo venire così grasse? Dopodiché le chiude, le congela per 30 minuti, ma di che sa sta cosa? È una mattonella di grasso e ci metti sopra ancora panna. Cioè questo è un video sui 10 migliori modi per fare venire un infarto ai tuoi parenti o alla tua zia che ti lascerà tutto in eredità. E sopra, ma tipo, al tiramisù, ma il caffè, altri strati di cacao, così sa solo di panna, 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 panna. Ma è orribile. È panna molle. Che razza di dolce sta. Allora, prendiamo una forma di pane, sempre pane bianco, figurarsi, e togliamo il dentro. Mi raccomando, infilateci proprio un pugno. Riempite di Reese's, che sono tutti burro di arachidi, burro, cioccolato e zucchero. Prendete ancora Reese's e li scegliete col cioccolato al microonde. No! E glielo versate dentro, ragazzi, questa è una bomba nucleare. Dopodiché chiudete tutto e vi allontanate con un timer aspettando che esploda. Certo, assicuratelo, perché è una cosa veramente troppo... 10 milioni di uova, latte, burro, zucchero... Mi sto sentendo male. Panna! Ma... Ah, perché giustamente, siccome era troppo magra, dobbiamo... La parte del pane che era solo carboidrati, dobbiamo farla diventare grassa. No, no, ragazzi! Ragazzi, stanno davvero friggendo quella bomba atomica! Ragazzi, ma perché? Ma non è una cosa buona, non è una cosa normale. Stanno friggendo una mattonella di lardo. Io non ho parole. Penso che, non lo so, in questo momento c'è mia nonna, forse si è già fatta ricoverare. Cioè, queste cose si muore. Si muore con queste cose. Ma io voglio vedere quando lo affettano. C'era bisogno di friggerla, ma di che cosa sa? Ah, un po' di panna. Ancora il Reese's, ragazzi, non sapeva di niente. E cioccolato al latte sopra. Un maraschino. E quindi? Ah, non fanno nemmeno vedere, perché giustamente non hanno avuto nemmeno loro il coraggio di mangiare questa cosa. Ma che cos'è? Cioè, ragazzi, non lo so, l'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità dovrebbe arrestarli, la NATO dovrebbe intervenire. Cioè, io veramente, io posso capire congedersi il dolcino ogni tanto, ma questo, a parte che non farà schifo, farà veramente schifo, ma poi, cioè, non si può mangiare, solo all'odore io già mi viene un infarto. Io ieri ho fatto, e infatti cioè, mi sto sentendo tipo che non mangio cose che non sanno niente, mi sono fatta il muffin di Soshape, che è un muffin, perché volendo si possono fare le cose ipocaloriche, dolci, pure buone, belle da vedere, che ha tipo 100 kcal e quasi niente grassi e pochissimi carboidrati. Cioè, queste cose fanno male. Ora, siccome vi ho fatto la storia ieri, vi avevo detto che ve l'avrei fatto vedere, cioè, questi si fanno in una maniera semplicissima. Semplicemente voi comprate il preparato da loro, aggiungete l'acqua, ieri sera ne ho fatti 4, uno per ciascuno, sono stati apprezzatissimi. Aggiungete semplicemente acqua, niente burro, niente cose equivoche. Mescolate, aggiungete le gocce di cioccolato con poco contenuto di zuccheri, perché c'è bisogno di mettere i Reese's per dare sapore.
E poi mettete nello stampo in silicone, quindi non dovete nemmeno imburrare, infarinare, niente, 10 minuti a 180 gradi e vi escono fuori questi muffin che sono, cioè, veramente, a parte l'odore che la cucina viene invasa da cioccolato e vaniglia, perché comunque c'è il cacao vero, c'è la vaniglia vera, ma non c'è burro, e li mangiate subito caldi. Questi non devono aspettare, perché comunque, siccome c'è anche una bella base di proteine, uno snack proteico sano, naturale, cioè, che in questo periodo posso capire che c'è freddo, abbiamo fame, però magari non facciamo sempre merende così, o Nutella, cioè, beh, evitiamola già che abbiamo tutti i cenoni da fare, e devono essere mangiati subito, perché comunque sono di proteine e sono buoni appena sfornati. Al massimo un paio di ore li dovete mangiare. Cioè, io dopo aver fatto quella ricetta così light, mi sentivo appagata. Io penso che davvero con un morso di quello mi sentirei male. Quindi niente, vi volevo parlare anche di questa cosa. Tra l'altro hanno un sacco di snack sani, c'hanno anche i pancake, non so se vi ricordate, vi ho fatto vedere anche nel video su SoShape, vi lascio qua la recensione perché voglio sapere di che cosa si tratta. Ho fatto anche la torta nella tazza, che comunque è anche un tortino che potete fare a parte, l'ho fatto l'altro giorno, vi ho fatto vedere la storia. Veramente sono troppo buoni questi snack, e costano tipo la torta nella tazza 1 euro cada uno. Cioè, non è che dovete neanche spendere tanti soldi, si fanno in 5 minuti. E vi lascio anche il codice sconto nel box informazioni per le challenge, se dopo le feste, insomma, soprattutto se mangiate queste cose, cioè, vi dovete assolutamente rimettere in sesto. Allora, patate, una cosa che potrebbe essere leggerissima, che le patate hanno meno carboidrati nella stessa quantità di peso del pane, ma ovviamente di che devono sapere le patate da soli? Per me così, fatte al forno, semplici, già io le mangerei così, ma no. Dobbiamo renderle mortali, potenzialmente per qualsiasi nostro parente che possa darci un'eredità. Quindi durante le feste, se volete ammazzare qualcuno, riempitele di burro, di cheddar, di mozzarella finta, perché deve essere ancora più grassa la nostra mozzarella, e di formaggio svizzero. E create questa pasta che possibilmente tipo ti incolla il cuore e quindi ti viene un attacco immediatamente e muori. Ah, dopodiché, se per caso questo non dovesse bastare per uccidere i vostri parenti, allora le mummificate nel bacon, in modo che così avete la ricetta ideale per un attacco di cuore. Poi, cioè, già questa, ho visto la stessa cosa con il pollo, ma vi fanno vedere nel dettaglio come ammazzare tutto il resto della famiglia. Quindi prendete le patate, aggiungete del latte, una chilata di formaggi vari e anche un po' di panna acida, giusto perché dobbiamo intasare le arterie nel modo corretto. Poi aggiungiamo il pepe e abbiamo fatto questo distillato di morte da inculare nel tacchino, il quale verrà ovviamente annegato in burro prezzemolato e con aglio, giusto perché anzi non ci sono patatine. Ah, e poi anch'esso verrà mummificato nel bacon. Cioè, come si mangia una cosa del genere? Cioè, io già penso che il tacchino sia un po' grasso, poi dentro ci hai messo la purea col burro, con la panna, il bacon è tutto grasso. Ah, poi tra l'altro dovete fare questo intreccio mortale per evitare che il pollo possa scappare, che anche da morto secondo me lui nell'aldilà si sta ribellando, dice non me la meritavo questa fine. E lo cuocete per un anno e mezzo accanto al sole, perché cioè quanto ci vuole per cucinare un tacchino? Secondo me non ci entra nel mio forno. Davvero l'OMS dovrebbe sanzionarli, perché non sono cose normali. Insomma, io mi fermo qua perché mi sta, cioè, da un lato mi sta venendo fame, dall'altro ovviamente perché è orario, ma non mangerei mai queste cose perché penso che morirei. Cioè, ci sono tante di quelle ricette sane che io dico, ma come si fa? Quindi se siete interessati parleremo ancora di ricette americane. Adesso io passo ai saluti dello scorso video. Come sapete saluto le prime 100 persone che commentano i miei video, non c'è altro modo per essere salutati, comunque io comincio sempre con ciao a tutti, quindi ovviamente saluto tutti. Allora saluto Alessandro e Nicolangelo, Valentina Albornoz, Sofia Francesca Alfano, Elisa Carlesso, Alexandra Del Vigna, Kasim Hassan, Matteo Falconetti, ciao Mender Girl, Beatrice Elena, Giada Gelli, Federico Berruso, Mary Official, Giorgia Perra, Pietra Cucat, Carlotta Caci, Laura Candora, Arianna Scandurra, Mary Kay, Ale Power, Chiara Perico, Dasha Monge, Loris Mazzoli, Ajar Ben Haddou, Elisa Di Mauro,
Stefania Damiano, Maddie Dream, Maria Cotoletta, Gloria Del Pero, Ele Love, Mary Gold, Giada Ghelli, Persona Felice, Martina R, Simona Sconamiglio, Fra Gre, Giovanni Azzarito, Stella Mauri, Marty and Makeup, Matteo Vicinanza, Niki Mullage, Marco Solinas, Mihai Viteazu, Elena Timis, Rossella Maddaloni, Ashley Ita, Clara Pullara, Stacy Channel, Desi Love, Yandere Agata, Rodica Francis, non vabbè, quella lì, poi Elisa Bellini, Evi Miao, Vito Grieco, Deniasa Anna Maria Slat, Giulia Stella, Rossella Maddaloni, Miriana Anelli, Arianna Di Battista, Melissa Fatone, Rebecca Mirizio, Bianca Celeste, Alessia Manco, Nikki 78, Anini Bassi, Lau Cuccioli, Simona Battaglia, Just Foxy, Enia DD, Gacha Love Forever, Nikki 78, La Vasellina e Petrolio, ma io ti adoro, ho messo un cuore. Scusate, non ho risposto a nessuno, perché ero a Milano, nei commenti di questo video, mi dispiace. Cautar, El Idrissi, Greta Orlandini, Alice D'Amore, Martina Boemi, Laura Sparacino, Angela Giordano, Ilaria Cuomo, Annalisa Laganà, Tigre 11, Luna Lugnani, Rachele M, Federica Cian, Linda Culazzo, Jennifer Padorno, Angelo Triuzzi, Federico Franceschini, Rebecca 7, Arianna, Federica Meta, Phyllis Cunson, Lucia Gruden, Anna Sofia Mazzocchi, Alice Scomazzon, Anita Ambrosino, Sara Trill Wall, Cristina Coppola, Franz Power, Giulia Bono, le due girl unicorni Benedettelli, Adriana De Rosa, Michelle Novello, Alice Sabatini, Lucia Salzano, Sofia Speranza, Lavinia Cortese, Nico Cegodari, Magda Casa, Eva Glittis, Edi Miao, forse già l'avevo detto, Emma Liggeri, Silvia Garbetta, The Rainbow Friends by Sofia, Marina Bates, La Tigre Rossa della Nikki, Emmanuel Tecla, Sammy Mahmoud, perché ti interessa il mio nome? Non so. E poi Erika is here, My Pokémon, Vittorio D'Angelo, Jackie Lulu, Sofia Torre Islay, Claudia Cello. Questo è quanto, noi ci vediamo nel prossimo video, vi farò anche il vlog, mando un bacio grande e al prossimo video. Ciao!